Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia pietà anche di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a
fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore. Le letture di oggi dal libro del Coelet, il Salmo e anche il Vangelo ci preparano al momento della desolazione. Anche nel Coelet abbiamo sentito: caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Poi continua, prepara. Anche il testo è sapienziale, molto ricco, anche quando alla vecchiaia uno perde l'udito, questi rumori si,
si attenuano e preparano al passaggio della sorella morte, come chiama in questo luogo San Francesco. Un po' un taglio che possiamo, un aiuto che possiamo ricevere, proprio quello preso da Sant'Ignazio nei suoi esercizi, della consolazione e desolazione. La regola dice che nella desolazione, ecco, uno non si deve affliggere perché deve avere la sapienza che è solo un periodo, un tempo, che poi porta, ci sarà di nuovo la consolazione. Quindi se oggi siamo nella consolazione, dobbiamo sapienzialmente nel cammino di fede, capito? Avere nel percorso di maturità spirituale, avere un atteggiamento di non avere una gioia frizzante, sapendo che quella come gasata della Coca-Cola poi, capito, si spegne. Quindi dobbiamo essere consapevoli che arriverà una prova, una desolazione che comunque porta nella vita, una malattia o la vista che diminuisce, l'udito diminuisce, insomma ci consumiamo nel corpo. Ma dall'altra parte, se siamo nella prova anche grande, no, della desolazione, non dobbiamo vivere afflitti e buttarci giù come chi non ha fede, capito? Anche tante persone, più persone conosciamo e più la sofferenza, anche se la prendiamo a cuore, la portiamo con noi, capito? Noi la mettiamo qui sull'altare, poi è Gesù Cristo risorto che la trasforma, la redime e la porta, la trasfigura con la sua bellezza e gli dà quel profumo dell'eternità, quello della risurrezione. Allora è molto bello perché questo insegnamento, aiuto che ci dà questo, ecco, sapiente fratello Sant'Ignazio della desolazione e consolazione, ci dice che entrambe ci accompagneranno nella nostra esistenza. Però non dobbiamo temere, perché sia se siamo in un punto che siamo nell'altro opposto, Dio, Cristo, è sempre con noi e ci nutre nei sacramenti. Noi dobbiamo irrobustirci sempre con i sacramenti, confessione e Eucaristia, dove c'è sempre la presenza reale di Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Prendi
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, tu l'hai redento nella tua misericordia. Per Cristo, Signore nostro, per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria. Le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per ricevere in modo ordinato e sicuro l'Eucaristia, formeremo due file davanti all'altare, sotto i due amboni, due file al lato della porzioncola, uno a destra e uno a sinistra. Per le persone celiache sarà presente un ministro al lato destro della porzioncola. L'Eucaristia va consumata davanti al ministro.
mangia questo pane non morirà in eterno. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Vergine degli Angeli. Madonna degli angeli, fiduciosi ricorriamo a te dalla Porziuncola, assicura al mondo intero la tua materna assistenza in questa emergenza sanitaria. Ottienici per la preghiera di San Francesco la custodia dei sani, la guarigione degli infermi, la consolazione per chi è nell'isolamento e nello scoraggiamento, il sostegno per chi soccorre gli ammalati. Benedici l'intera umanità, affinché gli uomini, riconoscendosi figli di Dio e figli tuoi, ritrovino la speranza e la pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie. Sempre più, ma